L'anno scolastico è iniziato in modo davvero originale, con le Olimpiadi degli alunni. Le classi quinta e una terza media alla cerimonia per il 4 novembre al Sacrario Militare. Una poetessa a scuola, un'alunna di terza, racconta la sua esperienza in una conferenza stampa. Una topolina e bambini di prima. Tutti a patinare! I bambini delle scuole cantano e intervistano la regista di Gavin Gavin in occasione dell'accensione dell'albero. Ed infine degli auguri speciali dei bambini di terza e di tutta la scuola. Buongiorno! Per tutto il giorno! Benvenuti alla prima edizione del Kinder TG. Ma secondo te gli spettatori sanno cosa vuol dire Kinder? In cibo vuol dire bambini, quindi benvenuti al TG dei bambini. Si chiama Kinder TG, perciò benvenuti alla prima edizione del Kinder TG della scuola Monte Ortigara. Sì, ora passiamo alle cose più importanti, alle notizie. Gli esperti delle classi quarte ci illustrano come hanno iniziato questo nuovo laboratorio dei telegiornali. Parola agli inviati, che ci spiegheranno cosa hanno capito gli alunni su come si costruisce un telegiornale e su come si sta realizzando questo progetto. A voi la linea. Per casa dovevamo guardare un telegiornale per capire com'è strutturato e poi farlo anche a scuola. Questa è la mappa del telegiornale che abbiamo organizzato noi bambini di 4A e 4B insieme alle nostre maestre. E nel telegiornale ci sono dei vari tipi di giornalisti come l'inviato speciale, i telecronisti e i conduttori. E abbiamo linkato delle notizie, tutte quelle che ci venivano in mente. Il TG è composto dalla sigla con i titoli. Subito dopo si passa alle notizie, composte da video, foto e spiegazioni. Il TG si può ascoltare in televisione sui vari canali, sul web o sentire alla radio. Abbiamo scoperto che i giornalisti parlano in modo specifico, adatto a tutte le situazioni e anche adatto a tutti. Dopo aver pensato a tutte le caratteristiche di un vero telegiornale, come abbiamo visto prima, abbiamo creato la mappa del telegiornale della nostra scuola. Le notizie del nostro telegiornale sono ad esempio le attività scolastiche. E per crearle noi bambini ci siamo divisi i ruoli. I ruoli che abbiamo pensato sono i cameraman, i conduttori, gli inviati, i giornalisti scrittori, i responsabili della scaletta, i grafici, i responsabili dei suoni, i fotoreporter, i responsabili del montaggio e i protagonisti. Ora un servizio preparato dalle classi quarte che vi illustrerà come tutti gli alunni della scuola primaria Monte Ortigara di Asiago hanno iniziato il nuovo anno scolastico. Devi anche dire in modo assai originale e significativo, come dei veri atleti olimpionici. Ecco il nostro direttore che conduce tutti gli alunni nel cortile con la fiaccola accesa in mano. Nel cortile, schierati tutti gli alunni, il direttore accende il braciere con la fiaccola olimpica. Mentre l'inno di Mameli accompagna la cerimonia, i giovani atleti alzano al cielo le loro fiaccole. Nere per l'Africa, verde per l'Europa, rosse per l'America, azzurre per l'Oceania e gialle per l'Asia. Il direttore saluta tutti i presenti, augura un buon anno scolastico e dà il via ai giochi olimpici, con il giuramento dell'insegnante e dell'alunno. Fin-
Finalmente sono cominciati i giochi olimpici e gli alunni si sono divisi in squadre diverse in base al tipo di gara. Anche le maestre si sono divertite ad illustrare le regole dei giochi per far capire agli alunni le diverse attività. Gli atleti si sono impegnati a gareggiare partecipando ai giochi rispettando le regole. Alla fine dei giochi, gli strepitosi atleti hanno ricevuto tutti la loro meritata medaglia colorata. Tutti gli alunni della scuola, nei giorni successivi, si sono dati da fare per creare questi veri e propri capolavori. Come De Coubertin ha voluto unire i cinque continenti nel logo olimpico.